Foreste sostenibili Friuli Campione, abbiamo titolato questa sera per questa puntata di Viceversa, un titolo un po' criptico per aiutarci a capire che cosa abbiamo voluto, diciamo, trasmettervi, che cosa ho voluto, perché insomma, l'ho creato io. Abbiamo qui con noi Emilio Gottardo, che è il presidente di Legno Servizi. Buonasera, Gottardo. Buonasera a voi, Allora, intanto spettatori. raccontiamo ai nostri telespettatori, che cos'è Legno Servizi, così introduciamo un po' l'argomento, poi andremo a vedere perché il Friuli è stato ed è attualmente campione in questo senso. Volentieri, Legno Servizi è una cooperativa nata nel 95, quindi ormai abbiamo più di 21, 20 Vent'anni anni, di più di esperienza 10 anni di passati. vita sulle spalle ed è una cooperativa particolare, importante, perché contiene nei suoi circa 90 soci, molte amministrazioni comunali, quasi una quarantina, tutte della montagna ovviamente, Quindi c'è una proprie forte partecipazione di carattere pubblico, pubblico, diciamo. sì, pubblico, e oltre ai comuni anche due comunità montane, che ormai non esistono più, ma allora erano socie, e cinque amministrazioni di beni di uso civico. E oltre a questi ci sono numerosi imprenditori del legno, aziende che operano nel comparto, non faccio nomi, ma insomma diciamo dalle più grosse alle Sì, più sì. artigianali, alle più piccole, ma diciamo distribuite fra segherie, di prima, seconda trasformazione, grosse industrie, professionisti, eccetera. Quindi una soluzione ibrida, che però funziona, no? Cioè fa un po' di commissione fra pubblico e privato. Di solito storicamente non sono state fortissime queste sinergie, invece in questo caso mi pare di sì. Ma diciamo che la commistione o l'unione o la cooperazione tra pubblico e privato in questo caso è determinata dal fatto che il pubblico in montagna detiene la risorsa bosco e quindi è quello che è in grado di metterla a disposizione Sì, del perché sono prettamente settore. proprietà demaniali, no? Sono proprietà demaniali pubbliche, comunali, appunto, di amministrazioni di uso civico. E poi gli altri sono tutti i rappresentanti della filiera nelle sue varie componenti, appunto, le segherie di prima, di seconda trasformazione, carpentieri, artigiani, industriali del legno, eccetera. Insomma, quindi diciamo che un po' tutto il mondo è rappresentato, non posso dire, cioè, diciamo che ovviamente ci sono su 90 soci difficoltà, anche di contrapposizione di interessi molto spesso, però Certo, volevo chiederle se si va sempre ma d'accordo, insomma, insomma se... diciamo che è importante, almeno io cerco, sono presidente da pochissimi giorni, quindi cercherò di collimare interessi in una logica di filiera, come oggi viene richiesto da tutti i comparti produttivi e anche in questo, in particolar modo perché ha due peculiarità. Parliamo di un comparto molto debole in regione, molto debole il comparto della prima lavorazione del legno Sì, e un in comparto. regione e penso anche a livello italiano, no? Sì, Perché si sconta la assolutamente. concorrenza Assolutamente. di competitor stranieri. Austria, Slovenia sono molto presenti nei nostri mercati, sia come commercio, sia come anche proprietari di boschi. Certo, addirittura io pensavo ci si dovesse difendere anche da... che ne so, paesi dell'Est Europa, no? Dove il costo del legname può essere molto, Certamente, molto più basso, no? sì, certamente, certamente, ma diciamo che chi importa legname da quei paesi, anche dall'Austria per la verità, di solito è o un grosso industriale o chi fa grosse lavorazioni. Ecco. Anche perché immagino che Austria e Germania forniscono anche, come dire, qualità di alto livello, no? Adesso senza ragionare per stereotipi, però non è Beh, su detto. questo non è detto, su questo non è detto, anzi noi possiamo vantare il legname di ottima qualità perché diciamo le tecniche culturali del bosco tra Austria e i paesi nordici in genere e Italia in particolare sono diverse, per cui loro lavorano anche materiali non di alta o altissima qualità. Sì. Però perché loro lavorano molto sulle quantità, ecco, no? Certo. Non c'è paragone tra quello che si utilizza nella nostra regione, 150.000 metri cubi all'anno, compresa anche la legna da ardere, 170.000, e
non so, i 2 milioni di metri cubi che sega una segheria media austriaca, ecco, per capirci. Quindi Certo, i certo. livelli sono questi. Adesso le chiedo una cosa, cioè è un tipo di legno, cioè abbiamo dei tipi di legno particolare decisamente apprezzati noi, tipo, le faccio un esempio, non so quanto possa centrare, un mesetto fa c'era questa rassegna che si chiama Risonanze, che fanno, qua stiamo parlando di Canal del Ferro, insomma, Certo, non di Carnia, no? conosco. Però si elevava, insomma, la qualità di questo legno della Val Canale, insomma, Sì. particolare, adattissimo per gli strumenti tipo violino, eccetera, no? Sì. Beh, E io non lo sapevo, insomma, fino a quando non ho intervistato Prescerni, il sindaco di Malborghetti, insomma, ho Malborghetto. detto, abbiamo anche queste qualità, Sì. no? Abbiamo queste qualità, ma attenzione, cioè non è che su queste costruiamo un mercato, possiamo costruire un'attenzione, un interesse, una passione, ma Sì, è più marketing che commercio in il questo legname di senso, risonanza qui come altrove, come dire, copre percentuali dello 0, no? No, qualcosa, ma era per ecco. sapere se comunque Però avessimo anche, diciamo, altre eccellenze in questo senso. Diciamo che il nostro legname, ecco, noi siamo reduci proprio come legno servizi, abbiamo organizzato nel novembre dell'anno scorso ad Ampezzo la prima asta regionale del legname di pregio. E è Non stata si è mai fatta mai prima. fatta prima un'asta con banditore, quindi proprio venduti al pubblico i 30 pezzi più belli su 300 che ne avevamo. Sì, come nei E, film, insomma, come nei no? film, esattamente, e lì abbiamo insomma, venduto bene dell'ottimo legname, diciamo, ma il nostro legname è fatto da abete rosso, abete bianco, larice, faggio, ecco, sostanzialmente in montagna, in Sì, che zona sono gli montana, storici, insomma, che no? sono i classici, Della montagna friulana. quello che poi vendono anche gli austriaci, ecco, poi c'è anche tanta altra roba. E con l'asta del legname abbiamo voluto proprio dare spazio anche alle specie minori, ma che sono quelle che tendenzialmente possono avere un valore maggiore. E quindi nel tentativo di attivare un mercato fatto di offerta e di tronchi e di domanda di legname che non coinvolgesse solo le segherie, ma anche gli artigiani, ma anche i serramentisti, ma anche i liutai e perché no, gli Certo. scultori del legno, cioè quelli che hanno bisogno del pezzo Particolare per particolare e che sono in poter. grado quindi anche di pagarlo una cifra piuttosto che spaccarlo e metterlo in legna d'ardere. Certo. Abbiamo anticipato la questione del premio. Siete stati premiati, Sì. no? Perché siete stati così bravi, no? Ci racconta a che premio ci riferiamo? Dunque, abbiamo partecipato alla prima edizione del premio Comunità Forestali Sostenibili, Ok. premio nazionale promosso da PEFC Italia e da Legambiente e dall'ANCI, l'Associazione Nazionale Dei dei comuni. Comuni, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. E il premio era diviso in alcune sezioni, Sì. sezione dedicata alla miglior comunicazione nel campo forestale, alla miglior gestione in campo forestale, alla filiera più bella nel campo forestale e quindi noi siamo riusciti vincitori nella sezione della gestione forestale. E quindi questo ovviamente ci fa molto piacere. Le motivazioni del premio non ci Ecco, come sono mai ancora avete note, vinto? Non è no, ancora chiaro. diciamo che la cosa è ufficiale, è resa pubblica, ma la premiazione avverrà a settembre a Roma, alla presenza del Ministro dell'Ambiente, quindi noi ci saremo e porteremo come dire, questa presenza della nostra cooperativa. Qual era la bontà del vostro progetto? Magari si può supporre quali Ma fossero, diciamo, i dunque, punti di forza, no? vorrei Del anche vostro. aggiungere per Sì. dovere, come dire, di comunanza e di vicinanza che anche la rete di imprese forestali 12 Too Many, che è una rete di imprese locale, ha vinto
tre premi Sì. al secondo o al terzo posto nelle altre sezioni. Loro sono della Val Sì, Pesarina, mi ma no, pare, sono un po' no? tutta la Podovo, Carnia e tutta la quindi Carnia. mi pare doveroso richiamare questa cosa perché il nostro primo premio, i loro secondi premi, insomma, valorizzano tutta la Carnia, Sì, testimoniano la valorizzano bontà, la insomma, del bontà di territorio. un lavoro che stiamo facendo e che va perseguito con costanza, con determinazione. E cercando di coinvolgere e di convincere tutti gli attori della filiera a condividere progetti, a condividere prospettive e a condividere anche, come dire, la passione e la bellezza di fare un lavoro che è molto, molto speciale, insomma, ecco. Certo, le finalità del premio, no? Le Cioè. finalità del premio erano quelle, come dire, di far emergere in un mondo che al grande pubblico è per lo più sconosciuto, il mondo del bosco, delle foreste e di chi lavora e di chi vive di bosco e di foresta, Sì, se non come se passeggiata, non come diciamo, no? passeggiata o come luogo, come dire, un po' magico, un po' Sì. misterioso che sta là lontano. Ecco, però il mondo del bosco è anche un mondo di economia, di uomini, di fatica, di lavoro e quindi credo che nelle intenzioni degli organizzatori ci fosse la volontà di far emergere esperienze italiane. Si sono presentati 34 progetti, credo, provenienti da 13 regioni italiane, quindi per essere una prima edizione mi pare un ottimo riscontro. Sì, anche Ecco. perché se le regioni sono 20 non è che tutte hanno bosco, insomma, no? Quindi No, no, si certo. sono presentati quasi tutti, dico, Si no? sono presentati quasi tutti, però insomma 34 progetti, io 34 proposte non è poco, ecco, per questo settore, ripeto, che è molto, molto particolare e poi, come dire, molto lassù, laggiù, no? Lontano. Ecco. E noi che cosa abbiamo proposto? Noi abbiamo proposto il nostro modello di funzionamento, il nostro Sì. modello operativo, perché noi operiamo su due campi sostanzialmente, quello delle utilizzazioni e della vendita del commercio, della vendita del legname, dei comuni soci che ce lo cedono, e quello della gestione del sistema certificativo delle foreste regionali. Ok. E sul primo versante noi lavoriamo appunto su mandati dei comuni proprietari o della regione per la quale abbiamo un contratto biennale attualmente in scadenza e quindi provvediamo a seconda dei casi dalla individuazione delle piante da tagliare alla Sì. redazione del progetto di taglio, all'individuazione e selezione dell'impresa utilizzatrice e fino all'esbosco e all'accatastamento del legname che viene venduto su strada in catasta ai commercianti, i nostri clienti, Chiaro. che operano in regione prevalentemente, quindi il nostro legname non viaggia in giro per il mondo più di tanto, dopodiché Quindi anche in questo qualcosa. senso c'è una dimensione, diciamo, di C'è una sostenibilità, no? dimensione Cioè di famoso sostenibilità chilometro zero, no? che cerchiamo di valorizzare, ecco, perché oltre il 60% del legname nasce, cresce e viene tagliato e segato in regione, una parte va in Veneto, una parte va in Alto Adige, in Trentino, Sì, insomma, insomma, ecco, quindi territori prossimi sempre. territori prossimi. Ecco, e questa è la nostra attività prevalente che, diciamo, come dato medio dell'ultimo decennio, ci vede come primo operatore forestale, insomma, con oltre 24.000 metri cubi tagliati ogni anno. Ripeto, sono tutti numeri che a qualcun altro potrebbero far sorridere, ma in Italia sono significativi, Significativi. significativi. Ecco, discorso trasporto a parte, dove siete, diciamo, ecosostenibili e garanti di tutela ambientale, no? In altri contesti, credo Allora, anche. la certificazione, arriviamo al tema della Sì. certificazione, che nella nostra regione è stata promossa dalla regione autonoma, riguarda quasi 82.000 ettari di foresta e la certificazione certifica la gestione sostenibile delle foreste.
Quindi non è un sistema che noi abbiamo inventato, è un sistema mondiale con un protocollo declinato nazione per nazione. Ecco, questo, ragionando sempre per cliché, come prima forse avrà avuto origine in Nord Europa, Ha avuto no? origine nel Nord Ecco, sì, Europa, perché sì, di no. solito loro sono un po' più Sì, sì, sensibili a sì, questo tema, no? sì, sì, sì. Però diciamo che soprattutto nel Triveneto ha trovato buon terreno Terreno fertile, fertile. insomma, su cui crescere, perché di 800 e rotti mila ettari certificati in Italia, i 9 decimi sono nel Triveneto. Ah beh, quindi siamo proprio, diciamo, pionieristici in questo Sì, 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 senso. sì, sì. La regione nostra è stata la prima in Italia nel 2004 a certificare i propri boschi, seguita poi da Trento, Bolzano e poi dal Veneto, insomma, e poi da altre realtà in Lombardia, in Piemonte. Ecco, vedi, anche qua si pensa sempre che, diciamo, in Trentino e in Alto Adige siano più bravi, facciano le cose meglio, Loro sono invece. più bravi, noi spesso arriviamo prima, ma poi lasciamo, perdiamo il colpo. E Ok. dovremmo essere più costanti, più coesi, più determinati, più capaci di fare massa critica, cosa che i trentini e i bolzanini sono molto bravi da fare. Cosa significa miglior gestione forestale? No? Che è una cosa sulla quale voi insistete parecchio a livello di claim, come si dice. Allora, la miglior gestione forestale è diciamo determinata da tecniche culturali del bosco diverse dal passato che oggi vengono applicate secondo le direttive, le indicazioni biologiche, bioecologiche della cosiddetta selvicoltura naturalistica Sì. e che diciamo consente, mette l'uomo nella condizione di entrare in bosco e di, interpretandone lo status e la natura, di intervenire esaltando le potenzialità del bosco senza danneggiarlo. Ecco, detto in maniera molto semplice e Sì. molto schematica. E questo significa che quindi c'è rispetto per le specie presenti, noi non interveniamo mai, per esempio, noi in generale, voglio Sì, come dire, sistema. come sistema, non si interviene mai con rimboschimenti artificiali, ma sempre stimolando e provocando la rinnovazione naturale del bosco, Ah, vede, questo non lo immaginavo, insomma, che è un dato pensavo. fondamentale della Sì. Quindi selvicoltura sostenibile, naturalistica, si cerca di alimentare l'ecosistema, insomma, in Esatto, maniera cercando di far che si emergere arrangi da solo, le insomma. potenzialità proprie intrinseche dell'ecosistema, no? Dall'altra parte, non dimentichiamoci che la sostenibilità sta in piedi non solo sulla gamba ecologica, ambientale, ma anche sulla gamba economica e sulla gamba sociale. E quindi per noi la sostenibilità, quando noi interveniamo nel bosco, lo facciamo nel rispetto delle regole, delle leggi, ovviamente, cercando di valorizzare la forza lavoro locale. Noi lavoriamo esclusivamente o quasi esclusivamente con imprese, 99% con imprese Friulane. locali, friulane, no, montane, e ovviamente nel rispetto, come dire, dei contratti di lavoro, della sicurezza degli operatori, che è un Certo. dato molto importante che purtroppo non sempre Viene bypassato viene in diverse bypassato, viene occasioni. dimenticato e quindi, come dire, e questo ovviamente genera anche dei costi, ma come dire, che sosteniamo no, Volentieri. pur di fare le cose per bene. Ecco. Peraltro è previsto dalle leggi Sì, e quindi quindi non è, lei non dice, è è. una virtù fino a un certo È una punto, no? virtù, Perché se è diciamo che previsto, sarebbe bene che altri che altri avessero. avessero. Spulciando sul vostro sito ho trovato varie cose curiose e mi ha incuriosito una sigla che è PFC, volevo capire di che cosa si parlasse. Ci sono dei video, io adesso ne lancerei uno chiedendo aiuto alla regia e dopo vediamo con il nostro ospite di commentarlo. La certificazione forestale, dal latino certum facere, fornire garanzie, dare certezza, è quello strumento nel settore della filiera foresta-legno che fornisce garanzie sul modo come i boschi sono stati gestiti, curati, tagliati, ripiantati. PFC Italia è un'organizzazione senza fini di lucro che è la struttura nazionale di un'organizzazione mondiale
In realtà il PFC è un'organizzazione ombrello che rinchiude sotto di sé varie organizzazioni nazionali, tra cui il PFC Italia. Nello specifico, l'associazione PFC Italia gestisce e cura la certificazione forestale PFC nella nostra nazione. Cosa vuol dire quindi certificazione forestale? Vuol dire che esiste uno strumento sia per la gestione dei boschi, appunto la certificazione di gestione forestale sostenibile, e lo strumento della certificazione della catena di custodia, cioè della tracciabilità che dal bosco arriva fino al consumatore finale. I vantaggi nell'avere la certificazione forestale sono essenzialmente due: vantaggio di natura etica e morale, l'imprenditore ha materiale certificato e quindi il proprio fornitore gli fornisce garanzie che viene da un bosco gestito in maniera sostenibile. Il secondo vantaggio è di natura economica, che è anche d'immagine, e cioè l'avere un prodotto con il marchio ha un appeal, un vantaggio rispetto ai competitori che non ce l'hanno. E il secondo aspetto, che è appunto quello economico, che può avere l'interesse da parte di un gruppo di consumatori sensibile alle origini corrette e sostenibili del prodotto. C'è un vantaggio per le aziende che hanno la certificazione forestale PFC, oltre al valore dell'immagine: il fatto che se vogliono partecipare a una gara d'appalto emesso da un ente pubblico, se questo ente pubblico ha una politica di acquisti verdi, GPP, Green Public Procurement, loro hanno un punteggio ecologico premiante che permette di vincere la gara d'appalto a parità di prezzo. Sono due gli schemi: certificazione di gestione dei boschi, che può essere utilizzata da proprietari, gestori, da attività, dal settore dei parchi naturali, per esempio, e poi c'è la sezione della catena di custodia, certificazione di catena di custodia, che riguarda la tracciabilità, che è uno strumento a disposizione di tutte le aziende della filiera foresta, legno, carta. Quali sono le aziende della filiera foresta, legno, carta? Immaginatevi la casa, quindi carpenteria, tetti, pareti interne, esterne, parquet, fino ad arrivare alla matita, quindi alla cancelleria, passando per tavoli, sedie, fino ad arrivare a ciò che è sfibrato dal legno, cioè la carta. E allora entriamo nella logica della cancelleria, della editoria, della cartotecnica, degli imballaggi, eccetera. In alcune situazioni il Green Public Procurement, che è una direttiva dell'Unione Europea e inserita in Italia dal Ministero dell'Ambiente e dell'Economia, addirittura dice che l'aspetto ambientale ha un valore superiore rispetto al prezzo economico. Quindi la logica non è più del massimo ribasso, ma con le politiche acquisti verdi abbiamo le gare per il prezzo economicamente più conveniente, e l'ambiente rende più conveniente l'acquisto di un prodotto certificato. Abbiamo veramente scoperto un sacco di cose che personalmente io non conoscevo, magari a casa qualcuno era più informato. Quanto è importante è il settore per il nostro Friuli, Gottardo? Allora, se parliamo del settore, diciamo, del bosco e della prima trasformazione del legno, quindi lasciamo tutto il comparto industriale, che è un mondo a sé, che non si alimenta del legname locale, del legname regionale, parliamo di un mondo che, come dire, tradotto in PLV, percentuale di PLV regionale, può stare all'interno di alcuni punti percentuali. Sì. Però, come dicevo prima, è un mondo che è molto importante, perché impatta sul territorio. Molto radicato sul territorio. Radicato sul territorio e, come dire, offre una possibilità di occupazione, di lavoro a chi in quei territori dove la presenza umana è scarsa. Quindi, certo, a maggior ragione è utile e importante che ci sia occupazione,
trasmissione di saperi, di professionalità e innovazione, perché non possiamo prescindere da questo se vogliamo sopravvivere, no? Ma in un contesto che, come dicevo, è debole. Dove la presenza umana è scarsa e quella che c'è fa comunque in tante situazioni fatica a trovare occupazione, no? Perché non c'è molto da poter fare. Sì. Per fortuna alcuni segnali positivi ci sono, alcuni giovani nel comparto foresta si vedono. C'è partecipazione, diciamo, giovanile, questo è anche interessante, no? Perché di solito si fa sempre riferimento al fatto che la gioventù un po' lascia stare certi percorsi lavorativi, invece in questo caso qualcosa si muove, sì, o per trasmissione padre-figlio o per proprio nuovi imprenditori giovani che nascono soprattutto come utilizzatori boschivi, imprese boschive, quelli che tagliano il bosco. Che è un settore molto, molto delicato e importante, e quindi è bene che ci sia un ricambio generazionale. Certo, bene. Grazie Emilio Gottardo di averci aiutati a capire un po' grazie di più questo settore. Grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito e appuntamento domani con Viceversa per l'ultima puntata mia prima delle vacanze. Buonasera a tutti.